Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Io sono sempre Glacial Sphere e in questo gameplay, let's play walkthrough di Pokémon Fire Ash, che vi ricordo essere un Pokémon fan game che ripercorre tutte le avventure di Ash del cartone animato, da Kanto fino ad Alola, siamo ormai alla Lega di Johto, dopo aver superato sia Kanto che le Isole Orange e oltretutto anche la regione di Johto effettivamente. Siamo pronti per combattere la Lega. Io ho allenato leggermente la squadra, per non essere troppo debole. Ho portato Heracross al 49, Fempi al 46, Bailiff al 48, Totorel al 45, Noctowl al 49 e Cyndaquil al 50. Bene, detto ciò, entriamo nella Lega Pokémon di Johto. Qui c'è Gary che ci aveva già parlato prima e che molto probabilmente dovremo affrontare. E a questo punto, ragazzi, non so se prendermi comunque Pikachu. Ho dato una bella ventata d'aria fresca al mio Livindex di Johto, facendo quasi tutti i Pokémon che potevo fare. Vedete, Nanturn, Xatu, sono tutti nuovi, Crobat. Ho sfruttato Brock per far salire l'amicizia di tutti i miei Pokémon, praticamente. E anzi, quasi quasi vi farei vedere come si fa con un pratico esempio di Eevee. Eccolo qui. Vai, usiamo Eevee per questa cosa. Lasciamo un attimo giù il nostro Heracross. E vi faccio vedere come aumentare l'amicizia dei vostri Pokémon arrivati a questo punto del gioco, in maniera, diciamo, molto molto veloce. Basta far così, guardate. Ora, non voglio incontrare dei Pokémon nell'erba alta mentre ho Eevee davanti, quindi mettendo avanti un attimo Fempi. Ecco fatto, e parlate a Brock dopo averlo battuto. Lui vi chiederà se può, diciamo, massaggiare i tuoi Pokémon, e voi gli date il Pokémon che volete massaggiare. Fate così per circa 7-8 volte. Ok, massimo 10 comunque, oltre 10 non ce ne sarà alcun bisogno, ne siamo già a 4. Lui farà questa cosa, vi aumenterà praticamente di un botto l'amicizia del vostro Pokémon. Ora noi siamo di giorno, io ieri sera l'ho fatto la sera, quindi mi si è voluto in Umbreon, il nostro Eevee. E dopo averlo fatto per circa appunto 7-8 volte, noi dovremmo essere a 6 ora. Tac, 7, no, ho fatto Fempi, vabbè, peccato. Cioè, un poco male, non è che facendolo con un Pokémon della nostra squadra cambia qualcosa. Anche se volendo potremmo insegnare il ritorno ad un Pokémon della nostra squadra. E tramite Brock fargli praticamente arrivare al massimo del danno in 2 secondi. Ora, mettendo avanti Eevee, facciamoli combattere contro un Pokémon selvatico. Un Machop, perfetto, così non prende nemmeno troppa esperienza. Tanto non serve, basta solo fargli fare un livello. Pokémon. Mandiamo Totorel contro Machop, così magari si prende un pochettino di esperienza il povero Totorel, che è rimasto indietro. Non ho avuto tempo di allenare tutti, ragazzi, anche perché ci mette un bel po' ad allenare i Pokémon qui. Non è così semplice in realtà. Andiamo di Aqua Tail. Ecco, ho fatto un bel colpo su Machop. E Eevee inizia a salire di livello. Ora vorrebbe imparare Stand Attack, guarda, non mi interessa assolutamente fargli imparare nuove mosse. Vai, vai, vai avanti. Tanto lo teniamo solo per far evolvere in Espeon, quindi non è un problema. No, non voglio far imparare Quick Attack. Non voglio far imparare Quick Attack, ho detto, grazie. Livello 11, 12, ok. Ed eccolo che si evolve, come avevo detto. Fatelo 7-8 volte e aumenterà tipo al massimo l'amicizia del vostro Pokémon. Poi fatelo salire di livello in qualsiasi modo, con la caramella rara, facendolo combattere con i Pokémon selvatici, con livelli di esperienza, quello che vi pare. E il vostro Pokémon si evolverà. Allora, confusione, ma sì, mettiamogli al posto di Helping Hand, dai, via. Vediamo se vuole imparare anche altre cose. No, perfetto. Così facendo abbiamo ottenuto anche il nostro Espeon. Ecco fatto. Era una cosa che stavo aspettando che tornasse giorno per fare, perché appunto mi ero messo ieri sera ad allenare un po' i Pokémon. E già che c'ero, mi ero messo anche a fare un po' di Living Index. Infatti vi faccio vedere che anche qui abbiamo ottenuto la Rapidash, abbiamo ottenuto Machamp, qui nessuno credo, manca solo Chansey di fatto, abbiamo ottenuto Jinx facendo evolvere Smucham, abbiamo fatto evolvere il nostro Munchlax in Snorlax, e qui possiamo mettere Espeon, vedete abbiamo Umbreon Espeon, abbiamo ottenuto Sunflora, abbiamo catturato Misdreavus, che si può trovare in quell'erba, abbiamo catturato anche Donphan, eccolo qui. Ci manca un Fempi, beh faremo un uovo probabilmente, a meno che non si trovi in giro. Ci manca ancora Slugma, ci manca un Pokémon qui che potrebbe essere, no, Blissey è più avanti, Blissey è qui dentro, qui in questo spazio. Abbiamo tutti i leggendari, ho fatto evolvere un Larvitar in Pupitar, facendogli fare un livellino. Per il Larvitar che si evolverà in Tyranitar aspetteremo ancora un po'.
Comunque manca davvero poco anche a completare il Living Dex di Yoto. Qui ci mancano due Pokémon. Dovremmo aspettare, manca tipo Togepi se non sbaglio e un altro Pokémon ancora. Mentre di Kanto abbiamo praticamente tutto. Manca solo Chansey. Quello spazio vuoto lì è Chansey. Anche Raichu. L'ho fatto evolvere di notte e si è evoluto con la pietra tuono in Raichu di Alola. Quindi non so se magari facendolo evolvere con la pietra tuono di giorno si potrà evolvere invece in Raichu normale. Comunque ecco, adesso andiamo a prenderci la nostra squadra. Direi di prenderci Pikachu, ragazzi, perché Pikachu non può mancare in una sfida di questo tipo. E lasciamo giù. Potremmo lasciare giù Totodile, mi sa a questo punto che è il più scarso. Oppure direttamente Fampi. Però contro Pokémon di tipo elettro poi chiuseremmo. No, conviene lasciare giù Totodile. Ci portiamo questi Pokémon. E Totodile per adesso lo mettiamo in panchina. Anche perché è parecchio scarso, ragazzi, Totodile. Cioè. Ah, è vero che Ice Fang, Crunch, Trash e Aqua Tail, ma sono tutte mosse che potremmo comunque sfruttare tramite altri Pokémon, quindi chi è che abbiamo in squadra come primo Pokémon? Heracross, va bene così, dai. Andiamo a registrarci alla Lega. Salve. Possiamo registrarsi per la Silver Conference, ovviamente. La prima parte sarà una battaglia a eliminazione. Dovresti essere tu, vero? Sì. E il round 1 nel Robin Stage. Ok, vai. Combattiamo. Dove devo andare? Qui? Nope. Qui? Nemmeno. Qui? Qui? Ok, eliminazione, vai. E si parte. Dobbiamo affrontare tre allenatori. Dobbiamo entrare con un Pokémon e basta. Ok, andiamo di Heracross allora. Che è il più versatile. Ok, Furret. Va benissimo. Va benissimo perché con una breccia probabilmente lo one-shottiamo. Infatti. Ottimo. Il primo è andato. Contro di te invece è good luck. Ma andiamo ancora a Heracross. Che appunto è il nostro Pokémon più versatile. Machoke. Ok, Heracross dovrebbe comunque farcela, eh. Andiamo con Brick Break. Va bene, vita al tiro, non ci fa nulla, perfetto. Altra Brick Break. Altra breccia. E via. Comunque ragazzi vi ricordo di mettere un bel mi piace al video, di commentare come state facendo sempre e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Andiamo ancora di Heracross perché non so che Pokémon abbia lui. Heracross è il nostro Pokémon più versatile. Ah, Executor, davvero? Che culo. Con Pin Missile probabilmente lo one-shottiamo, vediamo, eh. Sì. Con un solo colpo, è stato colpo critico però, minchia. 4 perdi danno. No, 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 invece sì. Congratulazioni, ce l'hai fatta attraverso il round eliminazione. La tua prossima battaglia sarà il round robin. Ok. I miei Pokémon sono stati curati? No, quindi andiamo a curarci. Ok. Ecco fatto. E andiamo con il round robin. Dovresti essere tu, giusto? Esatto. Vai, sfidiamo la bambina. You're kinda cute, but you won't win because of that. Sei molto carino, ma non vincerai per quello. Entriamo ovviamente con il nostro Heracross. Andiamo con Noctowl come secondo e direi Pikachu come terzo. Vai. Vediamo un po' chi ha lei invece, eh. Non ricordo chi abbia usato Ash precisamente in questa battaglia perché. Da un botto che non rivedo più l'anime, ragazzi. O Slugma, tra l'altro, è la prima volta che lo vediamo, eh. Andiamo di Earthquake, super efficace, addio. Addio proprio. Qui lava. Lasciamo Heracross. Un altro bel Earthquake. E addio anche tu. Anche a te, anzi. Ed Electabuzz. Beh, ragazzi. Indovinate un po', Earthquake. Oh, Heracross è un mattatore, eh? Cioè, distruttivo. Danza spada. Allora, sarebbe figo da insegnarglielo, ma in questa avventura anche no. Congratulazioni, ce l'hai fatta attraverso il primo round robin. La tua prossima battaglia sarà il secondo round robin. Ok, andiamo a curarci velocemente i Pokémon. Ecco fatto. Tac. Vai. Tu sei? No, non sei tu. Sei tu? E fa. Vai, 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 andiamo. Ho sentito belle cose su di te.
Quindi sarà una bella battaglia questa, va bene? Andiamo sempre con Heracross, Noctowl e Pikachu. Questo è il nostro Dream Team in questa lega, eh? E tu sei Jackson. Vediamo chi ha Jackson. Azumarill. Ok, attenzione con Azumarill, eh? Tipo folletto. Tipo folletto, quindi Trotshop gli fa male o gli fa poco male? Non sono ancora particolarmente familiare con il tipo folletto. Proviamo. E infatti no, è poco efficace. Ice Wind, ok. Andiamo a cambiare Pokémon e mettiamo Pikachu. Era da un po' che non risolvevamo Pikachu, eh? Bentornato in squadra. Ice Wind, ma credo che Pikachu sia comunque più veloce di te. E andiamo con un bel Thunder Punch. E addio. Perfetto. Meganium, sì. Andiamo con Noctowl. Assolutamente. Allora, che livello è? A 52, alla faccia, eh? Alla faccia. Andiamo di volo. Che è stab, quindi farà anche più danno di Heat Wave. Ah, però. Andiamo di Heat Wave allora. Magari essendo fisico, essendo speciale, farà un po' più di danno. Sempre se lo colpisce, però. Ah, lo sostituisce così? Per Magneton Shiny, attenzione! Sì, però, ragazzo, cioè, non puoi sempre fallire, porco cane. E niente, ha fallito. Ha fallito onda calda per tipo due volte di fila. Va bene. Andiamo con Brick Break. Super efficace. Buono, addio a Magneton. E tocca ancora Meganium. Lasciamo Heracross a questo punto. Lasciamo Heracross e usiamo Pin Missile. Dai, ma continua a missare, ma com'è possibile? E questo ora si carica per un solo raggio. Oh, finalmente, vai, attacca. Fai un altro bel colpo? No, due colpi. Il minimo sindacale proprio. Ecco che arriva Solar Beam, non ci fa troppo danno. Ok. Oh, Heracross Uber Alles comunque in questa lega, eh. Che grandissima battaglia, grazie, Jackson. Congratulazioni per aver vinto il tuo secondo round robin. Il tuo prossimo match sarà una vera e propria battaglia completa nel Silver Stadium. Ok, siete pronti, ragazzi? Siete pronti per la vera e propria battaglia full? Quindi con tutta la squadra? Sarai tu? This is the final stage. Ok, non sono ancora registrato. Sarai tu allora. React this way. E siamo contro Gary, signori. Bene, Glacial. Sembra che finalmente ci scontreremo. Sarà che fosse che vinca l'allenatore migliore. Ovviamente sarò io. Eccolo. Gary contro Glacial. Inizia con Nidoqueen. Ok, noi iniziamo con Heracross. Allora, tipo terra veleno lui, giusto? Quindi un bel Earthquake dovrebbe essergli, dovrebbe fargli molto male. Ok, lui invece cosa usa? Iperraggio. Ok, lui ora deve ricaricarsi, quindi andiamo di Brick Break. Dovremmo comunque batterlo, ottimo. Ed ora avremo il vantaggio di mettere il Pokémon che vogliamo, eh. Arcanine. Contro Arcanine lascerei Heracross sperando che sia più veloce. Che livello è però lui? 52. Alla faccia. E andrei di Earthquake. Aia. Niente, mi ha sciolto Heracross. Mannaggia lui. Mi ha sciolto Heracross. Mandiamo Fampi allora. Anche se non penso che Fampi possa fare qualcosa, sinceramente. Earthquake. Infatti Fampi muore. Mannaggia lui. No, qua tocca Pikachu. Qua devo per forza usare Pikachu, ragazzi. Andiamo di Thunder Punch. Facciamogli un po' di danno, va. Ruota fuoco. Ok, statico, buono, l'abbiamo paralizzato. Altro Thunder Punch. E via, Arcanine. Fortissimo Arcanine. Blastoise, lasciamo Pikachu. Mica a 60, ragazzi. A 60, Thunder Punch. Idropompa, mi sa che Pikachu ci saluta. Sì. Esattamente, andiamo con Bailiff allora. Vediamo se riusciamo a colpirlo, essere un po' più veloce di lui. No, più veloce lui. Però usa Skull Bash, ok, quindi riusciamo comunque a batterlo. Bene. Bene, bene, bene. Quanti punti di esperienza prende Bailiff? Fa abbastanza per salire di livello, giustamente. Magmar, tipo fuoco. Tipo fuoco. Proviamo a mandare. No, Cyndaquil sarebbe un suicidio. Mandiamo Noctowl. Vediamo se riusciamo a batterlo senza usare strumenti. Sarà dura.
Due ancora tre Pokémon, esattamente come noi. Una battaglia equilibratissima questa. Andiamo di psichico. Aia, Lavaplume fa male. Ma mi ha pure burnato, ma che sfiga. E noi non gli facciamo niente. Noi non gli facciamo letteralmente nulla. Andiamo di Moonblast. Fuoco bomba. Non è pure non molto efficace. Mannaggia me. Qua mi sa che tocca resuscitare qualcuno, eh. Mandiamo Cyndaquil come sacrificio. Lui può fare qualcosa, ma non penso. Contro Magmar. No, tocca usare qualche revive. Allora, anzi, qualche max revive. No, dai, revive. Usiamo un revive e resuscitiamo Pikachu. Sunny Day, va bene. Perdi pure tempo con Sunny Day. Noi resuscitiamo anche Heracross. Buono. Fire Blast. Perfetto, è pure missato. Guarda, ti sta di un bene, ma di un bene. Andiamo poi di iperpozione su Pikachu. Ecco fatto, intanto la musica finisce pure. Colpo critico. Va bene, mi ha one-shottato Cyndaquil con fuoco bomba. Tutto a posto, Magmar, tutto bene comunque. Mandiamo Pikachu e andiamo di fuoco pugno. Cioè tuono pugno, volevo dire. Dovrebbe fargli abbastanza male da ucciderlo, esattamente. Ok, Golem. Contro Golem andiamo Heracross invece. Sperando di essere più veloci di lui. Con una bella breccia dovremmo fargli molto male. La breccia di Heracross si dovrebbe essere più veloce. Ok, non siamo riusciti a tirarlo giù. Usa Stealth Rock, attenzione. È diventato competitivo, Gary. Bene, tiriamo giù anche Golem. E Scizor. Attenzione, Scizor tipo metallo. Tipo acciaio, volevo dire. Allora, un bel Brick Break. Steel Wing, aia, mi ha fatto male. Andiamo di Earthquake. Azz, di poco non sei riuscito a buttarlo giù con Heracross. Qui avrei potuto mandare Cyndaquil se fosse stato ancora in vita. Ma andiamo Bayleaf invece. Ah, le Stealth Rock giustamente fanno male. E andiamo di Energy Ball. Attacco rapido, va bene. E riusciamo a tirarlo giù. Ok, abbiamo vinto anche contro Gary. I'm not disappointed, but I am surprised. Non sono stupito, non sono scontento, diciamo così, ma sono sorpreso. Ok, abbiamo vinto. Bayleaf non si può evolvere. Quanti Pokémon si vorranno evolvere? Ok, solo Bayleaf. Bene, credo di aver perso. Gran bel lavoro, Glacial. Suppongo che, dopo tutto, tu abbia qualche abilità. Ok. Your next match will be held in the Silver Stadium. Again. Whenever you're ready. Ok, non abbiamo ancora finito, ragazzi, eh. Tocca alla finale, praticamente. Tocca al match finale contro Derrickson, mi sembra si chiamasse. Right this way. Vai. Sono davvero. Non sto nella pelle, voglio iniziare. Non perdiamo altro tempo. Vai. Vai. Harrison, non Derrickson. Harrison. Kecleon. Noi mandiamo Heracross. Esame una bella Brick Break, super efficace e addio Kecleon. Buono così. Ora Blaziken, Blaziken. Proviamo a mandare Fampi. Vediamo cosa riesce a fare Fampi contro Blaziken, porco cane. Tra l'altro, secondo Pokémon di Hoenn che vediamo dopo Kecleon. Eccolo qui. Earthquake. Fire Punch, sopravvive? No, che non sopravvive. Niente, Fampi ragazzi, è un Pokémon inutilizzabile praticamente. Come state vedendo anche voi. Ma andiamo a Pikachu contro Blaziken. Electro Ball. Non gli abbiamo fatto molto danno in realtà. Aia. Che male. Azza. Ma andiamo Noctowl. E proviamo a colpirlo con Psichico. Sì, ma mi sta one-shotando tutti, ragazzi. Cioè, vi pare normale? Certo, è un po' sopralivellato lui, se è a livello 61 mi sembra un po' eccessivo, devo dirvi la verità. Cioè, a livello 61 mi sembra un po' davvero tanto eccessivo. Andiamo di Earthquake e questo ce lo one shot, ovviamente. Per quello che non volevo usare Heracross contro di lui. Niente, ragazzi, sacrificio e resuscitiamo Pikachu. Bag. Andiamo di Max Revive. Eccolo qui. Su Pikachu.
mentre lui si tanca un flamethrower. Buono. A questo punto possiamo fare anche un altro. Abbiamo le revita l'herb noi? Sì. Possiamo usarne una su Heracross. Ecco fatto, vai. Tankati un po' di colpi sin da qui. Siccome vedete ragazzi, come vi avevo già anticipato, avere i Pokémon che non sono al loro stadio evolutivo finale in una lega in cui hai Pokémon che sono 10 livelli sopra il tuo e sono allo stadio evolutivo finale, fa tanto. Cioè non è una cosa che puoi, diciamo, aggirare con qualche tattica o altro. Cioè te la prendi in quel posto se non usi gli strumenti. Houndoom. Contro Houndoom invece mandiamo di nuovo Heracross, sperando che non sia di livello troppo alto, perché con un attacco di tipo fuoco, come vedete, ce lo ammazzano. È a livello 53, dai. È possibile che attacchi per primo? No, niente. Heracross, addio di nuovo. E invece resiste, attenzione. Resiste e gli ritorna il colpo. Grande Heracross. Ipno, lasciamo Heracross. Se riesce a colpirlo prima con Throat Chop, potrebbe one shottarlo. Buono, buonissimo. Poi Sneasel, tipo ghiaccio, lasciamo Heracross ancora. E andiamo di Brick Break. Azz, ci ha colpito, peccato. Peccato. A questo punto mandiamo Pikachu. È un bel Thunder Punch, non glielo devo... Anzi, Brick Break con Pikachu, vediamo quanto li facciamo. Ho shottato, perfetto. E Pikachu sarà a livello 60. Steelix, lasciamo Pikachu. E andiamo di Brick Break. Sicuramente non se lo aspetterebbe, non se lo potrebbe aspettare che lasci un Pikachu contro uno Steelix, assolutamente. Ok, abbiamo battuto Harrison, sei stato bravo, perfetto, sei stato davvero bravo. Ti suggerisco di provare ad andare nella Lega di Hoenn a questo punto. Ti sei qualificato nella top 8, nella top 8 quest'anno. Prova a tornare l'anno prossimo per provarci di nuovo. Grazie per aver grazie per aver gareggiato. Quindi abbiamo completato anche la Lega di Hoenn, o meglio la Lega di Johto, e dobbiamo ora andare alla Lega di Hoenn. Tecnicamente, no? Ma prima di finire il video c'è un'ultima parte, un'ultima cosa che bisogna fare in realtà. Diamo un'occhiata che abbiamo prima in squadra e mettiamoci Bailiff, perché ora c'è un'ultima sfida che dovremmo fare. Andiamo fuori dalla Lega di Johto e guardate chi troviamo. Misty, ciao Glacial, hai già finito qui? Sarei arrivata prima qui, ma I wanted to wait until I took over as the Cerulean Gym Leader. Ho voluto aspettare di finire il mio incarico come capo palestra di Celestopoli, appunto. That's right, you're fighting with a gym leader now. Ah, no, ok, era al contrario. Prima voleva assicurarsi di essere diventata la capo palestra di Celestopoli. E infatti ci dice, ora stai combattendo contro un capo palestra. Va bene, Misty, va bene. Facci vedere cosa sai fare. Goldin. Noi abbiamo Bailiff. E andiamo di Energy Ball. Addio Goldin, addio Goldin. Bene, dai, questa è una boccata d'aria fresca dopo la Lega in cui ci hanno mazzato di botte. Ci hanno davvero disintegrati con Pokémon a livello 60, grazie al terzo stadio evolutivo a livello 60, anche con Blaziken riesco a distruggere tutti. Però ora ho con Misty una bucata d'aria fresca davvero. Misty non è mai troppo cattiva con noi alla fine. Usa sempre dei Pokémon non troppo forti. Ok, Politoed, chiamatelo come volete. Vai, Energy Ball. Venisse Bailiff, riesce a distruggere tutta la sua squadra. E Politeo da un bel po' di difesa speciale, come vedete. No, ci ha fatto flinciare. Ci ha fatto tentennare Politeo, di infame. Mandiamo Noctowl allora. Mandiamo Noctowl e useremo Volo. Attenzione, ha provato a farci double slap, va bene. Water Gun glielo evitiamo. E un bel volo, se lo piglia in faccia. Poi andiamo di Psichico. Swagger. Ah, questo è Bullo, attenzione. Ok, fortunatamente riusciamo a colpire, ma non penso che lo uccidiamo, infatti. Ha una difesa speciale, questo cosa che non sta né in cielo né in terra. Abbiamo già finito la confusione? Fortissimo Noctowl. Ok, ed ora tocca a Corsola. Contro Corsola. Dai, manteniamo le vecchie tradizioni e facciamo sconfiggere l'ultimo Pokémon di Misty a Pikachu.
Vai. Anche se tecnicamente, se non sbaglio, Pikachu nell'anime si è sempre rifiutato di combattere contro Misty. Vai. Questa volta gli facciamo uccidere Corsola. I'll win one of these days. Vincerò uno di questi giorni, ne sei sicura? Ora, cosa hai intenzione di fare, Glacial? Perché non vai a parlare al professor Oak? Potrebbe esserti di aiuto. E infatti, è la cosa che faremo. Andremo dal professor Oak. E eccoci di qua. Ritorniamo nella regione di Kanto, a dire la verità. Eccoci qui. Siamo nel percorso 22 con l'immancabile musichetta che ormai abbiamo imparato a conoscere. Andiamo a Pallet Town. Eccoci qui. Ma a Pallet Town, dove tutto è iniziato, finirà il video, perché finisce così anche la regione di Johto, che abbiamo ancora tutti a congratularsi con noi per la vittoria alla Lega, va bene? I decided I'm done with gym battles. I'm gonna head to Hoenn and help my grandfather with his research. Ok, Gary invece ci dice che ha deciso di smetterla con queste lotte contro le palestre, con la ricerca delle medaglie, e ha deciso che andrà ad Hoenn per aiutare suo nonno, ovvero il professor Oak, con le ricerche. Perfetto, tu invece cosa dici? Aiutare da Robesto, che questo ci dice sempre le stesse cose. Invece Gary almeno ci ha detto qualcosa di diverso. Ma qui, tra tutti che si congratulano con noi, la parte sulla regione di Johto finisce ufficialmente. Non abbiamo tecnicamente le leggendarie lasciate indietro da catturare, quindi non ci saranno extra. E nel prossimo video andremo direttamente nella regione di Hoenn e vi farò anche vedere come ci si arriva. Quindi, detto ciò, io vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo episodio. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi della Lega di Johto in generale. Della parte di Yoto dell'anime, facendomi anche sapere magari qual è la vostra parte preferita, cosa ricordate della Lega di Yoto quando magari la guardavate da bambini e tutte queste cose che volete. Ed infine iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere e da Yoto è tutto. Al prossimo video!